Oggi ti hanno visto come adesso non posso pensare a questo, io penso solo alla salvezza del Bari, non dormo la notte, mi prendo le pasticche per dormire, ridete, però la verità, qua sembra tutto, mi dispiace perché non siamo delle macchine, noi siamo persone umane che sbagliamo, quest'anno abbiamo sbagliato, abbiamo fatto un'annata di merda. E io mi assumo le mie responsabilità, l'ho sempre detto, la scorsa settimana ho avuto un crollo emotivo e mi è anche dispiaciuto farmi vedere così perché non volevo dare modo a voi di farmi vedere così, però mi è dispiaciuto anche, tante persone mi hanno detto lacrime di coccodrillo eccetera eccetera. Penso che 41 anni, penso di aver dimostrato veramente tanto in questi miei 8 anni a Bari e non penso di meritarmele queste cose qua, perché se un 41enne va in sala stampa e gli viene da piangere, per me c'è un motivo, però accetto tutto. Io qua in questi 8 anni ho veramente fatto di tutto, guarda, sono caduto tante volte, però mi sono sempre rialzato, ci siamo sempre rialzati e spero che ce la faremo alla fine. Quello sfogo che ho fatto la scorsa settimana derivava anche dal fatto che comunque per me sono quasi le ultime partite da giocatore, anche se sono arrivato a 41 anni, comunque per me per smettere è una botta incredibile, no? Perché mentalmente non sono pronto. Quindi vedremo, io adesso mi voglio solo salvare, è normale che ho 41 anni, quindi è normale che il pensiero di smettere me lo faccio, però quest'anno non ci ho mai pensato e non me lo sono soprattutto mai goduto quest'anno, perché è stata veramente un'annata disastrosa.